Pace e bene, cari fratelli e care sorelle, salutiamo anche tutti che ci seguono attraverso la televisione. Iniziamo questa Santa Messa nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con voi. Celebriamo oggi la memoria di Santa Scolastica, la sorella di San Benedetto. Nacque nell'anno 480 a Nocera in Umbria e seguì il suo fratello nella vita contemplativa. Dedicò tutta la vita per sempre contemplare e meditare Dio eterno. Morì nell'anno 547 circa. Alla sua morte, dice San Benedetto, vide un'anima come la colomba entrare nel cielo. Per celebrare questa memoria di Santa Scolastica, con questa Santa Messa, riconosciamo i nostri peccati e diciamo insieme, confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Santifica la tua famiglia, Signore, per l'intercessione e l'esempio di Santa Scolastica, e concedi a noi di amarti e servirti con purità di cuore per sperimentare la gioia della tua amicizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Salomone convocò presso di sé in assemblea a Gerusalemme gli anziani di Israele, tutti i capi tribù, i principi dei casati degli israeliti, per fare salire l'arca dell'alleanza del Signore dalla città di Davide, cioè da Sion. Si radunarono presso il re Salomone tutti gli israeliti nel mese di Etanim, cioè il settimo mese, durante la festa. Quando furono giunti tutti gli anziani di Israele, i sacerdoti sollevarono l'arca e fecero salire l'arca del Signore con la tenda del convegno e con tutti gli oggetti sacri che erano nella tenda. Li facevano salire i sacerdoti e i leviti. Il re Salomone e tutta la comunità di Israele, convenuta presso di lui, immolavano davanti all'arca pecore e giovenchi,
che non si potevano contare né si potevano calcolare per la quantità. I sacerdoti introdussero l'arca dell'alleanza del Signore al suo posto nel sacrario del Tempio, nel Santo dei Santi, sotto le ali dei cherubini. Difatti, i cherubini stendevano le ali sul luogo dell'arca. I cherubini, cioè, proteggevano l'arca e le sue stanghe dall'alto. Nell'arca non c'era nulla se non le due tavole di pietra che vi aveva deposto Mosè sull'Oreb, dove il Signore aveva concluso l'alleanza con gli israeliti quando uscirono dalla terra d'Egitto. Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube riempì il tempio del Signore e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore riempiva il tempio del Signore. Allora Salomone disse: «Il Signore ha deciso di abitare nella nube oscura. Ho voluto costruirti una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata. L'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora, prostiamoci allo sgabello dei suoi piedi. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si rivestono di giustizia ed esultino i tuoi fedeli. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Il Signore sia con voi. E con il suo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Gennesaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati dovunque udivano che egli si trovasse. E là, dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del tuo mantello, e quanti lo toccavano venivano salvati. Parola del Signore. Grazie
Cari fratelli e care sorelle, il testo del Vangelo di oggi espone il tema in cui la gente cerca Gesù affinché lui curi le loro malattie. Essa viene da tutte le parti portando i malati. Stupisce l'entusiasmo della gente che riconosce Gesù e gli va dietro. Non è solo il desiderio di incontrarsi con Lui che la spinge alla ricerca di Gesù, ma piuttosto il desiderio di essere curati dalle malattie. La gente lo cerca come salvatore del popolo e operatore di prodigi. Per ora non sembra che germogli in essa una fede più profonda. Il lettore del Vangelo deve convincersi che bisogna toccare Gesù in un senso più vero di quanto non abbiano fatti i Galilei. Fin dall'inizio della sua attività apostolica, ovunque Gesù trova gente per ascoltarlo, parla e trasmette la buona novella di Dio, accoglie i malati in qualsiasi luogo, nelle sinagoghe, nelle riunioni informali, a casa dei amici, andando per le strade con i discepoli, lungo la spiaggia, nelle piazze dei villaggi e della città. La gente rimaneva ammirata e stupita e lo cercava in massa. Alla radice di questo grande entusiasmo della gente stava, da un lato, la persona di Gesù che chiamava e attraeva. In Gesù tutto era rivelazione di ciò che lo spingeva dal di dentro. Non solo parlava di Dio, ma lo rivelava anche. Cominciava qualcosa che lui stesso viveva e sperimentava. Non solo annunciava la buona novella, lui stesso era una prova, una testimonianza della buona novella. In tutte queste guarigioni c'è una cosa molto importante da prendere in considerazione: il tocco della fede. San Marco fa una nota speciale di questo tocco della fede. Tutti quelli che toccavano Gesù sperimentavano la guarigione. Toccare l'altro è un movimento di compassione. Toccare l'altro è desiderare con lui. Toccare l'altro è parlargli silenziosamente con il proprio corpo, con la propria mano. Toccare l'altro è dirgli: io sono qui per te. Toccare l'altro e dirgli: ti voglio bene. Toccare l'altro e comunicargli
ciò che io sono e accettare ciò che lui è. Toccare l'altro è un atto di reverenza, di riconoscimento, di venerazione. Cari fratelli, toccare Gesù per essere guariti non è privilegio riservato ai suoi contemporanei, né eccezione di cui hanno goduto pochi mistici, è possibilità offerta a tutti noi, a tutti che siamo qui presenti con la fede e riceviamo questo dono nel sacramento dell'Eucaristia. Con la comunione, ricevendo il suo corpo glorioso, noi lo tocchiamo e siamo toccati da lui. Toccare Gesù ogni giorno in fede e sentirsi guariti sia il nostro privilegio. Amen. Alla notizia del suo arrivo si radunò gran folla attorno a Gesù. Nella gioiosa certezza della sua continua presenza in mezzo a noi, lo preghiamo di farsi nostra voce e nostra ricchezza presso il Padre. Preghiamo insieme e fondi in noi la tua grazia, Signore. E fondi in noi la tua grazia, Signore. Perché, come l'antico Tempio di Gerusalemme, anche le nostre chiese siano scuole di verità, case di preghiera e palestre di profonda religiosità. Preghiamo. E fondi in noi la tua grazia, Signore. Perché ogni volta che partecipiamo a un'assemblea con i fratelli di fede, riscopriamo la necessità e ritroviamo la forza di rinnovare la nostra alleanza con Dio. Preghiamo. E fondi in noi la tua grazia, Signore. La vittoria di Gesù sulla sofferenza che regna nel mondo a causa del peccato sia la forza e il motivo del nostro impegno quotidiano verso ogni bisogno dei fratelli. Preghiamo. E fondi in noi la tua grazia, Signore. La potenza di Gesù che si manifesta nella guarigione di ogni sorta di infermità apra il nostro cuore alla conversione del male e ci faccia scegliere definitivamente una vita nuova nel bene e nell'amore. Preghiamo. E fondi in noi la tua grazia, Signore. Come ha gradito l'omaggio ai sacrifici dell'antico popolo eletto, si degni ora il Signore gradire l'anelito dei nostri morti e apra loro la porta della sua dimora eterna. Preghiamo. E fondi in noi la tua grazia, Signore. O Dio immenso ed eccelso, avvolgendo con una nube il Tempio di Gerusalemme, hai premiato le fatiche e dato compimento alle speranze e alle attese di tutto un popolo. Estendi ora su di noi la tua protezione, perché possiamo essere tua dimora vivente, per Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiamo, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle nostre mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Scolastica, e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode di Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, o Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine, gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella terra.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con Santa Scolastica, San Pio e tutti gli altri santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un gesto di pace. Pace, per favore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello
Beati noi invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodisca la vita eterna. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutrito con il pane della vita, fa che sull'esempio di Santa Scolastica Vergine portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù per aderire a te unico e sommo bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata a voi tutti. Grazie.